Di nuovo buonasera e ben ritrovati con Dedalus. Dopo questo viaggio in Appennino, alla scoperta delle bellezze che abbiamo vicino a casa, torniamo nella nostra veste più canonica. Ci siamo lasciati mesi fa, ricorderete i lunghi mesi di lockdown e post-lockdown, con le nostre lunghe dirette per cercare di essere vicini a voi, alla popolazione bolognese, per cercare di dare in diretta insomma tutte le informazioni necessarie, anche con l'apporto e l'aiuto di tanti ospiti istituzionali. Però è anche il momento adesso di fare un po' il punto della situazione, perché come sapete e come vi ripetiamo spesso anche nei telegiornali, la pandemia non è assolutamente finita, l'emergenza continua in forma diversa e quindi visto che siamo a un momento cruciale anche dell'anno, della stagione, facciamo il punto del quadro economico della nostra città e della nostra area metropolitana. Siamo in studio con Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna. Buonasera Tonelli. Buonasera, buonasera ai nostri teleascoltatori. E ben ritrovato, ben tornato negli studi di Dedalus in presenza. Allora, qual è la situazione del comparto del commercio di Bologna e provincia? Sappiamo che sono stati mesi di forte sofferenza, è inutile dirlo che gli indicatori ad aprile, a marzo e aprile erano bassissimi. Adesso che tipo di bilancio si può fare alla giornata di oggi? Beh, è un bilancio che bisogna vedere da che parte lo vogliamo guardare. Io preferisco vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi parto dalla notizia più positiva. I primi 9 giorni di settembre e l'ultima settimana di agosto hanno dato dei segnali di una moderata ripresa. C'è una maggiore presenza naturalmente di bolognesi che sono tornati dalle ferie, dalle vacanze, piuttosto che da quello che hanno fatto nel mese di agosto. C'è una presenza, anche se molto di mordi e fuggi, di un turismo italiano che in qualche modo comunque cura la nostra città come città d'arte, e c'è anche qualche presenza di turisti stranieri, specialmente europei, che si manifesta anche nella presenza poi presso gli alberghi. Allora, i numeri sono ancora numeri obiettivamente difficili rispetto a quelli che potrebbero essere i dati di confronto dello scorso anno, però segnaliamo che una moderata ripresa, e che speriamo possa poi proseguire nelle prossime settimane, quindi penso alla riapertura delle scuole, che per tutti certamente è un passaggio delicato, però è anche un momento in cui diamo un ulteriore forte segnale di ritorno alla vita quasi normale di ogni giorno, per le famiglie, per gli insegnanti, ma anche naturalmente per il mondo del terziario che intorno alle scuole vive e lavora come naturale che sia. Da questo punto di vista aspettiamo anche il ritorno in presenza di una buona parte degli studenti universitari fuori sede che sono mancati in questi mesi e, finalmente, mi permetto di aggiungere, anche molte attività del settore pubblico e del settore privato comunque stanno fortemente riducendo lo smart working, il che significa che anche in questo caso molte persone tornano negli uffici. Cioè, in sostanza, stiamo riprendendo quella che è l'attività tradizionale di questa città, di questo territorio, compreso della provincia. Quindi certamente, mediamente, siamo ancora a un dato in cui sia il settore diciamo così, della ristorazione, dei pubblici esercizi, dei bar, degli alberghi, viaggiano intorno a un 40-45% del fatturato dello scorso anno, quindi meno della metà. Un po' più, diciamo così, il dato è positivo per il settore non alimentare, abbigliamento, calzatura, ma supera di poco il 50%. Ricordo che per tutto il settore non alimentare in questo periodo continuano i saldi, con un'occasione molto importante che è quella di poter fare acquisti all'interno delle attività sia del commercio, appunto dicevo, dell'abbigliamento, della calzatura, dell'oggettistica per la casa, come di altri prodotti diffusi, sia di quello che riguarda diciamo così, la qualità merceologica estiva, primaverile, ma in molti casi anche con prodotti che richiamano l'inverno del 2020. Quindi a offerte che vanno fino al 70% di sconto si trova una qualità molto ampia. Tutti segnali quindi che vanno a farci ben sperare rispetto al nostro autunno, che è un altro momento fondamentale che ci aspetta, in attesa poi che davvero i consumi ripartano come ripartano tutte le nostre buone abitudini per quello che riguarda invece il periodo di Natale.
Detto questo, è chiaro che ci sono alcune attività che sono fortemente ancora in crisi, ovvio chi se la passa peggio di tutti sono il settore delle discoteche, dei locali serali che sono chiusi, mentre invece c'è una fortissima riduzione ancora per tutto quello che riguarda l'attività degli organizzatori di fiere, eventi, convegni, congressi, che purtroppo sono ancora fermi a un 15-20% quando va bene del loro fatturato rispetto a quello dello scorso anno. Quindi ci sono ancora dei motivi molto seri e non a caso nel mondo del terziario, sia di Bologna che del territorio della città metropolitana, la cassa integrazione, quindi di conseguenza diciamo così il mondo degli ammortizzatori sociali, è ancora molto diffuso, purtroppo. Però noi guardiamo con un moderato ottimismo a quello che è la ripartenza, anche alla luce dei dati invece positivi che sono arrivati sia per i mesi estivi che in particolare adesso per agosto e i primi giorni di settembre dall'Appennino. L'Appennino ha visto un ritorno delle famiglie, ha visto un ritorno dei turisti, ha visto un ritorno di coloro che sono proprietari delle cosiddette seconde case, quindi di conseguenza ha lavorato e sta lavorando bene. Questo comunque è un dato, diciamo così, è il dato più positivo del nostro territorio in questo momento. Sull'Appennino possiamo testimoniare anche noi, visto che abbiamo appunto recentemente fatto tappa in Appennino e abbiamo constatato che il turismo è ripartito molto bene in queste zone, forse anche proprio per questo turismo di prossimità, no? All'interno di quest'estate particolare con la pandemia, molti bolognesi hanno preferito muoversi e stare vicino a casa, non troppo lontano, in zone magari ben conosciute e in cui si può stare all'aria aperta, distanziati. Per quanto riguarda l'autunno, come lei appunto diceva, si guarda con un moderato ottimismo, come lei ricordava tra poco riaprono le scuole, l'università gradualmente ripartirà, bisogna ancora capire quanto in presenza e quanto a distanza, ma molti studenti torneranno evidentemente in città. E a livello, lasciamo stare, non è questa la sede, ma immagino che il pensiero lo abbiamo tutti, l'ipotesi di una seconda ondata, ma guardando ancora più avanti, e cioè ripercussioni che possono esserci sul mercato degli affitti e quindi negozi che possono in qualche modo vedere variare il proprio diciamo il mensile chiesto dal proprietario immobiliare e altre dinamiche più a lunga scadenza a livello economico, come le vede, cosa ne pensa? Beh, io credo che in questi mesi è stato usato molto buon senso da parte di tanti, non di tutti. Però è stato usato molto buon senso anche nel rapporto, per esempio, tra i proprietari di immobili ad uso abitativo o commerciale e naturalmente coloro che lì all'interno svolgono invece attività in affitto, sia una famiglia che è in affitto all'interno di un appartamento, sia altrimenti invece un'attività commerciale come nel nostro caso. Molti hanno rivisto naturalmente in questi mesi i contratti di affitto, riducendoli naturalmente in una logica di aiuto reciproco, quindi da un lato i proprietari degli immobili hanno capito che specialmente laddove ci sono dei buoni clienti che sono magari dei buoni pagatori non c'era bisogno in questo momento di infierire perché veramente i fatturati erano precipitati. Ricordo che nel mese di marzo e di aprile, ma mi viene da dire fino al 18 maggio, certo, quindi anche di più, tre mesi praticamente tutte le attività del commercio non alimentare sono state quasi tutte obbligate a chiudere, solo il settore alimentare in qualche modo ha potuto mantenere la propria attività, però voglio dire i bar e i ristoranti sono stati obbligati alla chiusura, quindi tutto il tessuto economico diciamo del terziario bolognese ha subito un fortissimo e obbligato arresto. In quel caso è chiaro che le proprietà, dove hanno percepito che c'era un interesse reciproco a collaborare, lo hanno fatto. Io penso che in questa logica anche nei prossimi mesi chi ha più cervello lo usi. Non siamo tornati e non ci torneremo da qui a qualche mese ai livelli dei consumi degli anni comunque precedenti. Quindi bisogna trovare delle modalità che vadano uno incontro all'altro nel reciproco interesse di mantenere vivo comunque il tessuto economico e occupazionale anche del mondo del terziario.
Senta Tonelli, io mi spingevo sempre più avanti, no, con i mesi a cercare di ragionare, di prevedere quelli che sono gli scenari, poi a un certo punto mi sono interrotto perché in effetti in primavera succederà qualcosa di particolare a Bologna, perché il prossimo anno, lo ricordo, nel giugno, maggio-giugno, adesso la data ovviamente non c'è ancora, nel 2021 voteremo per il prossimo sindaco, per la nuova giunta comunale e sarà un sindaco che avrà sulle spalle una responsabilità enorme, quindi quanto mai cruciale sarà questo appuntamento elettorale. Ecco, lei come lo vede? Io sono assolutamente d'accordo con quello che lei ha detto adesso. Noi siamo in una situazione che è profondamente cambiata. Si fa presto a dire c'era un momento pre-Covid e poi c'è una era post-Covid, ma è così. Sono cambiati tanti aspetti che ovviamente ci inducono a una riflessione molto attenta, molto seria, molto profonda. Le prossime elezioni amministrative sono importanti per Bologna, non solo per chi sarà il sindaco e quale schieramento politico potrà vincere le elezioni, ma sono importanti perché abbiamo bisogno non solo di un sindaco, ma di una squadra fortemente competitiva che sappia affrontare una situazione di emergenza che tocca temi fondamentali, il lavoro, l'occupazione, naturalmente il welfare, quello che può essere il rischio di nuove povertà. Siamo in un contesto in cui in questo momento la situazione è in equilibrio precario, dovuta per esempio al fatto che fino alla fine dell'anno è stata prorogata di fatto la cassa integrazione in tantissimi settori. Certo, voglio dire, la cassa integrazione purtroppo comporta una riduzione dello stipendio per chi la subisce e chi la sta subendo, ma è meglio che non avere lo stipendio. Quando terminerà e prima o poi dovrà terminare la cassa integrazione, ci troveremo in una situazione nella quale o nel frattempo si è veramente riattivata una ripresa economica seria, che questa amministrazione comunale e specialmente quella che verrà dovranno favorire, oppure ci troveremo nella situazione in cui molte aziende saranno in difficoltà e a malincuore dovranno anche ridurre il proprio organico. Allora, questi temi oggi vanno affrontati in un modo profondamente diverso. Voglio farle un esempio concreto. In questi giorni, come capita sempre, ovviamente il Comune comincia a lavorare su quello che è il bilancio 2021. I diversi assessorati si stanno muovendo individuando quelle che sono le competenze e quelli che sono i settori di intervento, sia per quello che riguarda la parte dei cosiddetti costi, cioè quindi la tassazione, sia per quello che riguarda gli investimenti, come vengono utilizzati poi i ricavi. Ma io penso che in questo momento sarebbe stato opportuno un salto di qualità, cioè creare un tavolo, per esempio, misto tra l'amministrazione comunale, gli assessori, i loro tecnici del comune, le associazioni di categoria, i sindacati, quindi le realtà che rappresentano il mondo del lavoro nelle sue diverse sfaccettature nel comune di Bologna, così come anche nei comuni della città metropolitana, e individuare strumenti straordinari che ci permettano di affrontare e di gestire le problematiche, sia in positivo che in negativo, che comunque assolutamente nuove dovremmo affrontare nel corso del 2021. Lei sta dando un suggerimento vero e proprio al prossimo sindaco e in questi giorni sui giornali si fanno ragionamenti, si delineano scenari, ci sono dei nomi veri e propri di ipotesi di candidatura. Ecco, lei, le chiedo magari di svestire in questo momento i panni di direttore generale di Ascom, da bolognese, come vede questo dibattito e che cosa pensa possa contribuire ad arricchirlo, se manca qualcosa a questo dibattito? Allora, premesso che qui riporto una mia idea, certo, e quindi è veramente una mia posizione personale che non incide con quello che è invece il lavoro e le posizioni della Confcommercio Ascom di Bologna, però le dico sinceramente, a me non è piaciuto il modo con cui è iniziata questa campagna elettorale verso le amministrative 2021. Non mi è piaciuto il dibattito. Cito un esempio, cioè lo scambio di battute fra Vassanti e Briatore l'ho considerato
visto il contesto e visto il tema assolutamente sbagliato e fuori luogo, ma non mi è piaciuto nemmeno il fatto che rispetto ai problemi di cui parlavamo prima e che sono problemi che toccano molto da vicino in questo momento le famiglie, perché prima l'abbiamo detto, riapre la scuola, ci sono problemi veri che riguardano le famiglie, gli insegnanti, i presidi, c'è un problema evidente legato al mondo del lavoro, c'è un problema evidente legato a tutta una serie di imprese importanti che creano un indotto significativo sulla nostra città. Penso alle difficoltà che sta affrontando l'aeroporto, la fiera, penso a quello che capita per quello che riguarda il tema della sicurezza. Cioè, ci sono tanti temi che in questo momento avrebbero bisogno di essere affrontati con una qualità alta e con un confronto specifico sui temi. Invece vedo che il dibattito politico va in tutt'altro modo. Ecco perché io credo, io penso che sia da parte del centro-sinistra, sia da parte del centro-destra ci sarebbe bisogno di un salto di qualità e di entrare nel merito di programmi veri, temi veri che riguardano la gente, ma non in maniera ideologica, in maniera pragmatica. Io questo non lo vedo e questo mi dispiace molto. Lei ha qualche idea per contribuire, per cercare di muovere un po' le acque, per togliere appunto il dibattito da questo stallo nel quale pare essersi avvitato? Ma guardi, le dico la verità, nel mese di luglio, facendo una chiacchierata di questo tipo, in questo caso sul Resto del Carlino, io mi permisi di dire che secondo me a Bologna esiste una realtà molto forte, che è quella della cosiddetta società civile, che è rappresentata in mille occasioni, in mille situazioni, penso appunto alle associazioni di categoria, penso anche però alle realtà sportive dilettantistiche, alle associazioni culturali, ovviamente penso a tutto il mondo del terzo settore, che in questi anni ha fatto un lavoro eccezionale e specialmente in questi mesi legati ai problemi del Covid ha dato una risposta enorme di attenzione. Ecco, io penso che tutto questo mondo, tutta questa società civile avrebbe dovuto interessarsi maggiormente alle elezioni amministrative, perché qui non stiamo parlando di elezioni politiche, stiamo parlando di temi che riguardano la nostra città nel concreto. E allora delegare ad altri non è giusto. Con piacere ho visto che molte persone, anche ovviamente non solo associati alla Confcommercio Ascom, ma devo dire di tante altre realtà, mi hanno scritto, mi hanno telefonato, hanno mandato messaggini, mail, in cui si davano un'adesione a un'idea di città che vedesse di nuovo un impegno civico. Ecco, rispetto a questo, e devo dire in questo caso a titolo personale, però insieme a quelle amiche e quegli amici che hanno dato questa disponibilità, nel mese di ottobre presenteremo un movimento, un'associazione che si chiamerà Bologna Civica, e in questo contesto Bologna Civica si muoverà con una serie di proposte assolutamente aperte sia nei confronti del centro-sinistra che nei confronti del centro-destra, che porteremo come contributo alle elezioni amministrative, ma specialmente, lo ripeto, che in maniera pragmatica toccheranno i temi di interesse della città che in questo momento francamente non trovo fino in fondo nella campagna elettorale, che mi sembra molto distratta su dei personalismi che francamente credo alla gente interessino veramente poco, specialmente in questo momento. Bologna Civica, un'associazione, un movimento per parlare, per buttare diciamo, delle idee in questo calderone, diciamo, per il momento senza grande ordine, ma cercare di trovarlo un filo conduttore. Sì, nell'interesse di dare un valore aggiunto in positivo a una buona campagna elettorale che finora non c'è. Grazie Giancarlo Tonelli per essere stato con noi. Giancarlo Tonelli che diciamo abbiamo avuto in veste di direttore generale di Confcommercio Ascom, ma in questo momento invece parlava diciamo così da bolognese che ha qualche idea per la nostra città. Grazie Tonelli per essere stato grazie, con noi. Grazie a voi. Ci fermiamo, ci salutiamo qui. Dedalus torna la prossima settimana ancora con altri viaggi e altri ospiti.